dicevo che siamo all'ultimo passo della nostra camminata di quattro predicazioni dove parlavamo dei nudi della Bibbia. Abbiamo visto un po' di nudi, vi ricordate? Abbiamo cominciato con Adamo ed Eva che scoprono di essere nudi. La prima volta che hanno disobbedito al Signore scoprono, si guardano e vedono che sono nudi. Poi siamo andati con Giobbe che affermava: nudo sono nato e nudo ritornerò alla terra. Tutto il resto che c'è in mezzo è tutto quanto una benedizione, non mi porterà via assieme a me. L'ultima volta abbiamo visto un Michea che ululava e mugghiava nudo davanti al popolo, che una volta era stato quello di Dio, per dirgli: guardate, voi siete nudi e siete pazzi perché avete abbandonato Dio. Ora vorrei continuare, però prima di continuare voglio aprire una piccola parentesi, perché ascoltandomi potresti aver pensato che, se non sei esperto della Bibbia, che tutto quello che riguarda la nudità all'interno della Bibbia è visto come qualcosa di peccaminoso, di brutto, di sporco, insomma un concetto completamente negativo per quanto riguarda la Bibbia. Se pensi così, voglio farti leggere un paio di brani. Il tuo collo è come la torre di Davide, costruita per essere un'armeria. Mille scudi vi sono appesi, tutti gli scudi dei valorosi. Le tue mammelle sono come due gemelli di gazzella che pascolano tra i cigni. Le sue mani sono anelli d'oro incastonati di berilli. Il suo corpo è d'avorio lucente, coperto di zaffiri. Le sue gambe sono colonne di marmo fondate su basi d'oro puro. Oh, attenzione, queste frasi non sono tratte da un libro erotico di Stuardo Emanuele, quelli della nostra epoca, ma sono parte della Bibbia, fanno parte del Cantico dei Cantici. Molti hanno voluto interpretare, secondo me sbagliando, che queste sono interpretazioni di metafore che riguardano la Chiesa, ma no, qui stanno parlando proprio del corpo di una lei, mammelle, e il corpo di un lui, le gambe. Per cui la nudità nella Bibbia non è sempre associata con qualcosa di negativo, con qualcosa di sporco, di impuro, ma dipende dal perché o dal per cosa si è nudi. Nel secondo libro di Samuele c'è un altro episodio nel quale ci viene raccontato questo episodio, nel quale l'arca del patto viene portata a Gerusalemme. Ora, l'arca del patto, come sapete, era il posto dove erano conservate le tavole della legge, i 10 comandamenti. E quest'arca, che prima era fuori di Gerusalemme, arriva a Gerusalemme e si fa una grandissima festa proprio per l'ingresso dell'arca all'interno della città santa. E torniamo a Davide che danza. Secondo Samuele 6:14. Davide era cinto di un efod di vino e danzava a tutta forza davanti al Signore. Ora, purtroppo mi sono scordata a casa perché volevo farvi vedere che cosa rappresentava l'efod. Ora, l'efod era, cioè, avete presente, come la chiamate, parannazza? Quella cosa che si mette qua, eh? A molte scuole si chiama zinale, perché sta, no, non me lo fate dire, zinale, capite voi, ok? Perché para quello che è davanti. Ora, la parannazza, il zinale, il grembiule, para davanti, batte dietro, no? Ora, Davide c'aveva soltanto l'efod. L'efod era paramento sacro di lino, con vini porpora, rosso e viola, ma lui c'aveva soltanto quello e ballava con tutta forza. Non vi spiego molto, eh? Penso che dovete immaginare come stava. Infatti, quando fu tornata a casa, la moglie Michal, che era la figlia di Samuele, non l'aveva presa molto bene. Vedete il prossimo, eh? Secondo Samuele 6:20. Bello onore si è fatto oggi re di Israele. Questa è Michal che parla, è la moglie. Bello onore si è fatto oggi re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla. Ora, la parola scoprirsi è tradotto a scoprirsi, perché sempre tendono a piallare sulla Bibbia, a mettere dei termini che sennò sembrano sconvenienti. La parola in originale, in ebraico, è gala, che significa spogliarsi, essere nudo.
essere nudo. Bello noi si è fatto oggi di Israele ad essere nudo davanti agli occhi dei suoi servi e delle sue serve. Davide rispose così però. Siamo 2 Samuele 6, dal 21 al 22. L'ho fatto davanti al Signore, che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi principe di Israele, del popolo del Signore. Sì, davanti al Signore ho fatto festa. Anzi, mi abbasserò anche di più di così e mi renderò umile ai miei occhi. Ma da quelle serve di cui parli proprio da loro sono onorata. Attenzione, Davide sta dicendo una cosa ben precisa. Lui sapeva che aveva parlato di loro. Davide sta dicendo: l'essere nudi o vestiti non fa la differenza se quello che, se quello che facciamo lo facciamo per il Signore. Davide sta dicendo in sostanza che c'è una nudità che non offende Dio se è fatta davanti a Lui e per Lui. Anzi, Davide dice ancora di più, dice: per il mio Signore farò molto di più che essere nudo. Questo sarebbe niente, soltanto il fatto di essere nudo. Io faccio qualsiasi cosa per il mio Signore. E essere nudo non è nemmeno la cosa più scandalosa che possa fare. Ora, vi ricordate Genesi? La prima volta che l'uomo aveva scoperto di essere nudo, però ne abbiamo parlato all'inizio della serie di predicazioni, era quando Adamo ed Eva si erano guardati dopo aver disobbedito a Dio e hanno detto: siamo nudi. Vi ricordate anche qual è stata la prima azione che Dio ha fatto quando ha trovato Adamo ed Eva, che dicevano: abbiamo avuto paura perché siamo nudi e mi sono nascosto. Genesi 3, versetto 21. Dio, il Signore, fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e di vestiti. All'inizio dei tempi, proprio all'inizio dei tempi, le prime cose, la prima cosa che Dio fece fu di provvedere a vestire Adamo ed Eva tramite il sacrificio di vite. Uccise degli animali per avere le pelli, perché come abbiamo detto non c'era combi pelle lì vicino, non c'era nemmeno una ecopelle. Uccise degli animali pur di ricoprire le sue creature che avevano scoperto di essere nude e ne provavano vergogna. Dio aveva provveduto tramite questo. Questo era l'inizio dei tempi. Noi siamo alla fine dei tempi, perché sappiamo che da quando è venuto Gesù sono cominciati gli ultimi tempi. Quando si dice degli ultimi tempi, sono questi, da quando è venuto Gesù. Poi quanto dureranno questi ultimi tempi? Nessuno lo sa, ma stiamo vivendo gli ultimi tempi. Agli ultimi tempi stiamo vivendo, negli ultimi tempi Dio ha fatto la stessa cosa che ha fatto all'inizio dei tempi. Ha provveduto alla nostra unità. Davide aveva detto che lui per il Signore lui avrebbe fatto qualsiasi cosa, avrebbe fatto ben di più che essere nudo. E Dio userà proprio una persona, un discendente della stirpe di Davide, per fare quello che si era previsto, per fare ben più che coprire la mia e la tua nudità. Vediamo la prossima parte. Giovanni 19:23-24. I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato, e anche la tunica. La tunica era senza cuciture, tessuta per intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra loro: non stracciamola, ma tiriamo la sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. Questo fecero dunque i soldati. Ora, la tunica era l'indumento che c'era prima della pelle. Noi abbiamo la canottiera, le mutande, lo c'era la tunica. Quella era l'ultima cosa che proteggeva l'essere umano dall'essere umano. Se fossero stati gli ebrei a comandare le esecuzioni, Gesù avrebbe avuto qualche cosa per coprirsi. Quando c'era la lapidazione, le persone venivano spogliate, ma avevano lasciato qualche cosa, sia donne che uomini, per coprire le parti intime. Ma comandare erano i romani, e i romani erano malvagi. Non soltanto avevano istituito la tortura della morte in croce, ma volevano umiliare fino alla fine
le persone, spogliandole completamente, così che le persone potessero vedere e potessero scandalizzarsi della nudità di una persona che moriva. Giovanni spiega che tutto ciò avveniva per un ben preciso motivo. Isaia dirà, in Isaia 53,7, non c'è sugli appunti, perché l'ho aggiunto stamattina, maltrattato, si lasciò umiliare e non aveva bocca. Era lassù, fermo. E Giovanni dice che si adempiva una scrittura. La scrittura che dice, hanno tirato, hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. Questo è un versetto del Salmo 22 scritto da Davide. Davide ha scritto queste cose. Vedete come tutto ritorna, tutto si incastra, tutto perfettamente come in un puzzle, si mette a posto, si mette, ogni tassello finisce dentro la sua casella e con il suo incastro preciso. Davide aveva danzato nudo quasi davanti all'arca che conteneva le tavole della legge. Lo aveva fatto per il Signore, non per se stesso, non perché era esibizionista, ma lo aveva fatto perché la legge di Dio stava entrando nella città santa, a Gerusalemme. Ora un altro re, ricordate che cosa avevano messo sulla croce, no? Re dei Giudei. Dei Giudei, così diceva quello che era scritto sulla croce. Un re che anche questa volta era un re nudo non per celebrare la legge, ma per completare la legge. Gesù ha detto più volte: non sono venuto per cancellare la legge, sono venuto per completare la legge. E Gesù su quella croce stava completando la legge ed elargendo la grazia, facendoci passare da un popolo sotto la legge a un popolo nella grazia. Da allora in poi non saremmo stati più nudi, mai più nudi. La legge che ci condannava insieme ai comandamenti, ai quali nessun uomo sarebbe mai stato capace di adempiere appieno, di essere completamente aderente a quanto c'erano sui comandamenti della legge, di aderirli fino in fondo, non avrebbe avuto più efficacia su di noi, perché saremmo stati non più sotto la legge, ma sotto la grazia di Cristo. Davide, dopo qualche salmo dopo, il 22, aveva affermato così. Salmo 30, versetto 11. Tu hai mutato il mio dolore in danza, hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia. Il cilicio era ancora una volta un indumento. Non era un effort, ma era qualcosa che copriva la nudità e si metteva quando uno doveva andare da Dio per chiedere scusa di qualche cosa. E qui Davide dice: tu me l'hai sciolto. Perché? Perché io non ho più paura di essere nudo davanti a te. Essere nudi rappresenta l'essere vulnerabili, l'essere esposti. Come uomini e donne sappiamo che quando siamo nudi abbiamo qualche cosa di meno. Sono stati fatti più di una volta degli esperimenti di come è l'impatto in una società, e più di una volta è stato visto che se tu primi degli indumenti intimi le persone, quelle persone saranno vulnerabili, saranno disposte ad obbedire. Perché? Perché si sentono nude e si sentono di avere vergogna. Come uomini e donne del mondo abbiamo provato perciò a proteggerci, a vestirci con altre cose, perché ci sentivamo nudi, con mille altre cose: famiglia, i soldi, il lavoro, il danaro, il sesso, tutte cose che ci danno un'apparente sicurezza quando ce le abbiamo addosso, ma che alla fine, come dice Giobbe, svaniranno. Giobbe 1, versetto 21. Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò alla terra. Non ce le portiamo presso, non porteremo alcun vestito assieme a noi, non li porteremo. Non porteremo nessun vestito se non quello con cui ci vuole coprire Cristo. Efesini 4, versetto da 21 a 24. Paolo dice: seppure vi avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta
a spogliare quindi il vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, ad essere invece rinnovati nello spirito della nostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Voglio farti la domanda: come ti senti in questo momento preciso della tua vita? Come ti senti? Ti senti nudo? Ti senti nuda? O ti senti vestito? O ti senti vestita? E se ti senti vestito, di cosa ti senti vestito? Cosa stai vestendo? Stai vestendo quello che il mondo, te stesso, ti sei messo addosso per sentirti protetto, per sentirti protetta, per sentirti al riparo, per non avere la sensazione di essere nudo. Abiti che ti tengono al caldo per un po', ma non per sempre, almeno per un po'. Oppure ti senti nudo, ti senti che in questo momento ti senti nuda perché i tuoi abiti non ti piacciono più, e hai buttato via dicendo: queste cose non mi piacciono più. Oppure perché si sono strappati, sono caduti da sé, anche se tu non volevi, sei rimasto nudo, sei rimasta nuda. Un matrimonio che va in frantumi, un lavoro perso, un futuro incerto. Gesù si è lasciato spogliare, Gesù si è lasciato spogliare affinché tu potessi rivestirti. Tu potessi dire: sì, Marco, io vorrei rivestirmi di Cristo. Ma praticamente cosa significa? Cosa significa rivestirmi di Cristo? E allora penso bene. Come faccio a rivestirmi di Cristo? Paolo dice queste parole. Romani 13, versetti 12 e 14. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre, indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfare i desideri. Paolo qui mette un verbo all'imperativo: rivestitevi, un ordine, è un comandamento. Rivestitevi. La grazia attraverso Gesù è disponibile a tutti. La grazia che riveste è disponibile a tutti, ma devi scegliere di indossarla. Non ti cade addosso da solo. Tu devi scegliere di prendere quella grazia e di coprirtene. Io quando mi vesto la mattina, ogni giorno metto questo, metto quello, normalmente metto cose di colore sbagliato, mia moglie dice: doesn't match, non vanno assieme, ma le cambio perché non vanno assieme. Però faccio una decisione. In questo brano Paolo ci dice cosa dobbiamo decidere di non indossare, come mi fa mia moglie, che dice: no, il viola col blu non è un abbigliamento da fare. Cosa si dice di Paolo di non indossare? Non indossare le dipendenze. All'epoca c'era soltanto l'acqua. All'epoca c'era l'acqua. Attualmente ne abbiamo un imbarazzo della scelta. Ma attenzione, non sto pensando alle dipendenze soltanto dalla droga, anche quelle. Ma sto pensando alle dipendenze del mondo moderno, di quelle che sono diventate una droga per noi. Questa è una droga. Può diventare una droga. I social possono diventare una droga, qualche cosa che ci fa vivere dal di fuori della vita, perché noi viviamo là dentro e non viviamo in nessun'altra parte. Le cose che ci allontanano dalla vita, che ci fanno sentire che stiamo vivendo in una bolla e non abbiamo contatto con l'esterno. L'immoralità, il sesso ricreativo, quello che non serve un vero legame per fare sesso, quello che cambia spesso partner, quello che dice ogni lasciata è persa, per cui dai e giù. Le contese, quelle di cui sono piene le TV, tra politici, influencer, opinionisti, reality e quant'altro, dove tutti urlano e tutti litigano. Anzi, ci sono proprio degli script, delle scritture che pianificano quante liti bisogna che ci siano in un talk show, in un reality,
prima della pubblicità, perché poi le persone vogliono vedere come va a finire. È tutto scontato. E alla fine non capiamo neppure perché stanno litigando. Sono fatti loro, cavoli loro. Questi, dice Paolo, sono gli abiti che non ti devi mettere la mattina. Sono gli accoppiamenti di colore che non vanno assieme, non si abbinano sulla vita di un credente. Metti questi altri invece. Colossesi 3, versetto 12. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Ora, chi è che ha visto ultimamente un TG, un talk show, un reality? Quanti minuti di questo TG, reality, talk show contenevano misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine, pazienza? Vogliamo dire zero? Era zero, zero. È per questo che dice Paolo che dobbiamo vestirci di quei sentimenti, dobbiamo vestire quei sentimenti, perché non ce li abbiamo addosso, perché naturalmente noi abbiamo qualcosa di differente, che non è misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine, pazienza. Non siamo fatti così. Ci dobbiamo vestire di quei sentimenti, non ce li abbiamo addosso, normalmente abbiamo gli altri, e quelli sono quelli che Paolo ci dice non li vestire la mattina quando ti alzi. Ma anche questa volta però, come per gli abiti che non dobbiamo vestire, questi abiti che dobbiamo vestire, dobbiamo decidere di vestire, dobbiamo scegliere di vestire, dobbiamo metterceli addosso, perché non è nella nostra natura di metterceli addosso automaticamente. Dobbiamo indossarli. Ma vestirci sopra, dice Paolo, non basta vestire questi sentimenti. Paolo dice, dovete proteggere quei nuovi vestiti con un mantello speciale, perché vanno protetti nella prossima pena. Colossesi 3, 14. Al di sopra di tutte queste cose, al di sopra della misericordia, al di sopra della benevolenza, al di sopra dell'umiltà, al di sopra della mansuetudine, al di sopra della pazienza, al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore, che è il vincolo della redenzione. Non so se voi avete mai fatto un atto notarile o avete chiesto un prestito in banca o qualcosa del genere, e hanno messo un vincolo. Io voglio dei soldi e la banca ti mette un vincolo sulla casa, dicendo, ok, ti do questi soldi ma la tua casa sarà vincolata a me finché non me li dai, ok? Che sia denaro o terreno o qualsiasi altra cosa, significa che non lo puoi toccare fin tanto che sussistema il vincolo. Per cui quelle sono cose che sono tue, è vero, ma non le puoi toccare perché c'è un vincolo sopra. Ora, fin tanto che il mantello dell'amore che copre la misericordia, la benevolenza, l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza, essi non potranno essere mai toccati, saranno al sicuro, saranno protetti, perché c'è questo mantello speciale che è l'amore che li protegge. Per quanto lo saranno, per quanto lo verranno protetti, perché un vincolo non è per sempre. Un diamante può essere per sempre, ma un vincolo no, normalmente viene svincolato, i soldi, il terreno, il resto. Per quanto durerà questo vincolo che proteggerà questi sentimenti positivi di cui ci dobbiamo rivestire? Paolo afferma questo, Romani 8, 35 e poi versetto 37. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà dunque la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. L'amore con cui Cristo ti ama è un mantello speciale. È un mantello speciale che nessuno potrà mai togliere da sopra. È un vincolo che rimarrà in eterno fin tanto che tu rimani un figlio e una figlia di Dio.
Neppure l'essere nudi, dice Paolo, potrà levarti questo, questo mantello speciale. Colui che ci ha amati ha accettato di essere nudo. Gesù ha accettato di essere nudo pur di coprirci per sempre col suo mantello di grazia. Ma devi scegliere, devi scegliere, devi scegliere di vestirti con quel mantello. In conclusione, siamo giunti alla fine di questi quattro messaggi che si aprivano con una domanda nell'ultima parte. Una domanda che era quella di Dio fatta da Adamo. Chi ti ha mostrato che è il nudo? Chi ti ha detto che è il nudo? Io domando oggi a te. Ora sai che puoi non essere più nudo, puoi non essere più nuda, se accetti il mantello d'amore di Cristo. Prendiamoci a caffè. Grazie Signore Gesù per esserti sottoposto a tutte le torture possibili e perfino alla nudità pur di amarci, pur di darci questo mantello di amore, questa copertura totale di grazia attraverso la tua morte e attraverso la tua resurrezione. Se tu che mi hai ascoltato sei stata colpita o sei stata colpita da qualcosa che hai udito oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore Gesù, io voglio spogliarmi dell'abito che mi ha messo addosso il mondo, tutte le cose brutte, tutte le maldicenze, tutte l'ira, tutta l'invidia, tutta la concupiscenza, tutta l'ingordigia che il mondo cerca di ammettermi addosso. Io voglio spogliarlo, voglio toglierlo e voglio rivestirmi ogni giorno della mansuetudine, della benevolenza, dell'umiltà, della pazienza e della misericordia. E voglio soprattutto coprirli attraverso il mantello dell'amore che tu mi hai dato. Per questo Spirito Santo io ti prego di aiutarmi a vestirmi ogni mattina, a decidere ogni mattina di vestirmi di misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine e pazienza, e di coprirlo perché so che è coperto e protetto dall'amore di Cristo. Queste cose le prego nel tuo santo nome, Signore. Amen.